te l'avevo detto, cambiati, no? Ma cambiati, come cambiati? Io non ho capito. Non lo so, dobbiamo andare lì a fare, teatro, a fare una cosa. Ma poi guarda, ma guarda, ma si fa a fare. Ma sei tu la donna, sei tu che devi vedere. Io la donna, ma sei matto, sono la donna. Ma cosa c'è? Ma meglio non sono le donne, dicono di avere le palle. Ma io non dico se tu le abbia le palle. Però a questo punto, gran signora, guardi queste cose qua e le cuci. No, non sono mica la tua serva. Non si fa così adesso, questo fa così, no? Sì, certo. Comunque senti, caro, lavo i piatti, sì, preparo per terra, però lavo i pavimenti, faccio quello. Prossima volta fai i figli, cucire? No, devi cucire tu. Prossima volta farai anche i figli. I figli li ho fatti, ormai che i figli sono alti, come li fai tu, sono grandi i miei figli, sono mia. Io ho intenzione di fare le cose con te. Comunque, caro, sì, dimmi. Adesso dove mi stai portando? Ti sto portando all'Arco della Pace, dove dobbiamo girare in seguito della messa. E siccome oggi è domenica, la messa è milanese, seguitissima. È chiaro? Basta, adesso basta così. Abbiamo litigato abbastanza. Chiudi. Ma vai a quel paese, va. Guardarti così, sembra un profugo, guarda. Io almeno, guarda, sono molto più distinta. Ma che cosa? Sono con la vita della Martesana e sono arrivato tranquillamente qui alla darsena di Milano. Ma insomma, ascoltami. Ascoltami, se ti devi parlare tu, sei tu, stavo parlando io, ascoltami tu, Mi hai detto che sono un profugo. Ti sto rispondendo. Sei un profugo. Ti sto rispondendo. E cosa mi hai risposto che non ho capito?